Sono complessivamente 24 gli indagati dell'operazione Internos che ha fatto luce sulle infiltrazioni dell''ndrangheta nella sanità pubblica, in particolare sugli appalti per le pulizie nell'ASP di Reggio Calabria. 9 persone sono finite in carcere, tra queste c'è il direttore del settore della struttura complessa gestione risorse economico-finanziarie dell'azienda sanitaria provinciale Giuseppe Corea. 7 indagati sono finite ai domiciliari, tra cui il consigliere regionale Nicola Paris, accusato di corruzione. Per lui la DDA e la procura ordinaria avevano chiesto il carcere perché nella sua qualità di consigliere regionale tentava di intervenire presso il governatore facente funzioni della regione Calabria Spirlì al fine di sollecitare il rinnovo contrattuale di Giuseppe Corea, ritenuto un funzionario asservito agli imprenditori coinvolti nell'inchiesta e che avevano sostenuto lo stesso Paris durante la campagna elettorale. L'indagine dello SCICO e del GICO della Guardia di Finanza ha permesso di accertare che i servizi di pulizia e sanificazione delle strutture amministrative e sanitarie ricadenti nella competenza territoriale dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria sono stati affidati ad individuate società, i cui membri risultati essere legati a varie consorterie criminali della provincia di Reggio Calabria. Dall'attività investigativa, infatti, è emerso un distorto utilizzo del sistema della proroga del rapporto contrattuale. In assenza di alcuna procedura di evidenza pubblica, gli indagati sono riusciti per anni a proseguire artificiosamente il rapporto con l'ASP. Tra proroga e il collante era quello che il PM definiscono un collaudato sistema di corruttela. È un'indagine che parte da alcune segnalazioni, dallo scioglimento dell'ASP di Reggio Calabria, dal suo commissariamento, da alcune segnalazioni dell'ANAC e riprende, in un lavoro sapientemente svolto, da dicevo prima, dalla Guardia di Finanza, riprende risultanze di vecchi procedimenti. Basti pensare che già nel 1996 il GIP, in un'ordinanza di custodia cautelare nel procedimento Maremonti, dava conto dell'esistenza di quasi una sorta di cupola che controllava il settore delle pulizie negli ospedali. Successivamente, anche nel 2008, vi erano state anche altre indagini che avevano fatto riferimento, avevano raccolto elementi in relazione a questo settore in cui si concentravano interessi illegali. Per quanto riguarda la sanità regina, e oggi siamo riusciti a mettere a sistema in un quadro che è quello rappresentato da queste risultanze investigative risalenti con l'attualità, con quello che avveniva oggi, con uno spaccato desolante che vede una commistione di interessi privati e di interessi pubblici, che vede l'inquinamento della gara. Dell'unica gara che era stata fatta, bandita nel 2013, aggiudicata nel 2016, attraverso sistemi illegali di corruzione di cui si dà conto nel corso delle intercettazioni e per le quali vengono continuati a pagare soggetti che ormai erano della pubblica amministrazione ormai in pensione da tempo. L'indagine ha poi svelato tutta una serie di corruttele che riguardano il direttore del servizio dei servizi finanziari. In ragione dei pagamenti, di una corsia preferenziale nei pagamenti per queste imprese e l'interessamento attraverso un politico regionale per la conferma gradita all'associazione illegale, per la conferma nel suo mandato per ulteriori 3 anni. Tutto questo, come dire, rappresentato plasticamente da una serie di conversazioni in cui si dà conto di quello che viene pagato, in cui si dà conto degli interventi che devono essere svolti per confermare il direttore utile ai propri affari, in cui si dà conto di tutto quello che si sta svolgendo. In un contesto in cui non vengono risparmiati neanche riferimenti alle attività di sanificazione delle strutture. Ritengo che Fratelli d'Italia abbia avuto delle sue motivazioni nazionali per confrontarsi in maniera più decisa nelle settimane scorse, ma a livello regionale non abbiamo assolutamente avuto nessun contraccolpo. A dirlo è stato il presidente facente funzioni della regione Calabria Spirlì, della Lega, a margine di una conferenza stampa a Catanzaro, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla situazione nel centrodestra. Dopo che Fratelli d'Italia nei giorni scorsi aveva messo in discussione il ticket che lo vede candidato alla vicepresidenza della Regione Calabria insieme a Roberto Occhiuto, candidato alla presidenza della Regione Calabria. Ascoltiamo Spirlì al microfono di RTC. Direi che le agitazioni non servono in questo momento, ci dobbiamo godere questa bella estate, oltretutto le temperature così calde le dobbiamo anche patire per altri motivi. Io ritengo che Fratelli d'Italia abbia avuto delle sue motivazioni nazionali per confrontarsi in maniera un po' più decisa nelle settimane scorse,
ma a livello regionale, a livello locale non abbiamo assolutamente avuto nessun contraccolpo. La giunta regionale ha lavorato con tutti gli assessori, compreso l'assessore Orso Marzo, col quale oltre ad esserci un bellissimo rapporto di lavoro c'è una stima personale, un affetto personale, e non ci sono mai state frizioni. Quindi ritengo che molte notizie siano state anche un po' gonfiate dai social. Chi ci voleva vedere in lite in Calabria sicuramente non l'ha potuto fare. Quando si voterà, Presidente? Se ci fanno finalmente il decreto, il 3 e il 4 di ottobre. Appena noi avremo la conferma del decreto del governo, faremo subito il giro che bisogna fare in questi casi. Se assentirò il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Corte d'Appello, il Dottor Introcaso, e poi comincerà l'iter di preparazione. Se sarà il 3 e il 4 ottobre, noi siamo pronti. Sono 67 in più nelle ultime 24 ore le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 1894 tamponi eseguiti. Scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi dal 6,36% al 4,78%. Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.256, più 1 rispetto all'ultima rilevazione. I guariti sono 66.999, più 10. Attualmente i ricoveri sono 76, più 5, di cui 5 in terapia intensiva. L'anticipazione del rapporto Svimez 2021, l'economia e la società del Mezzogiorno fotografano e confermano, ahimè, per il prossimo futuro, un'Italia ancora a due velocità. Le stime, infatti, prevedono una ripresa economica fortemente differenziata nel biennio 2021-22 a sfavore del Sud, che rischia di accentuare ulteriormente il divario tra le due aree del Paese. È di tutta evidenza che tutto ciò testimonia le debolezze strutturali dell'economia meridionale, ma ovviamente non può e non deve indurre ad una sorta di rassegnazione sulle traiettorie previsionali, ma al contrario deve provocare una decisa reazione volta a cogliere tutte le opportunità che il futuro prossimo ci offre in relazione alle misure e ai nuovi strumenti economici messi a disposizione dall'Europa. Certamente mai visti prima. Ad affermarlo in una nota il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara. Per fare la differenza, aggiunge Ferrara, sarà necessario il corretto utilizzo dei fondi del PNRR e di quelli previsti dalla programmazione 2021-2027. Esiste l'opportunità di invertire un trend che ha caratterizzato gli anni passati con un continuo calo di investimenti pubblici, soprattutto in infrastrutture al sud. L'errore da non commettere è quello di effettuare interventi a pioggia dal respiro corto. Al contrario, è essenziale programmare e realizzare interventi di ampio respiro che favoriscano una crescita stabile e duratura che vada ben oltre il 2026. Uno strumento che non avevamo, si tratta di un libro aperto, vivo, una presentazione virtuale ma molto reale dei nostri tesori e della nostra identità. In questa prima fase abbiamo scelto 12 luoghi simbolici, ma contiamo di far confluire tutte le grandi bellezze del territorio. E quanto ha dichiarato il presidente della regione Spirlì durante la presentazione del progetto Virtual Tour della Calabria. L'iniziativa riguarda 12 siti calabresi di particolare interesse e fa parte del piano esecutivo annuale di immagine e promozione turistica 2021, approvato dalla giunta regionale lo scorso 31 marzo. All'incontro hanno preso parte la dirigente generale del Dipartimento Segretariato Generale, Eugenia Montilla, la dirigente del settore promozione della Calabria e dei suoi asset strategici, Maria Antonella Cauteruccio, ed il project manager del gruppo media, Nicola Marotta. Ascoltiamo Spirlì al nostro microfono. È un virtual tour che peraltro io ho avuto modo di controllare subito dopo e di poter vedere subito dopo l'impaginazione, chiamiamola in questo modo. Sono 12 siti che sono divisi tra vari generi, da quelli religiosi ai castelli, insomma c'è una cosa molto bella di cui parleremo fra poco, ed è un modo per presentarci a distanza al mondo, perché a volte la foto, pur anche patinata in bei libri, bei volumi eccetera, intanto non arriva a tutti e comunque non rende giustizia.
il riuscire ad entrare in maniera virtuale, addirittura con gli occhialini speciali, entrare come se fossi proprio nel luogo, è un modo per presentare in maniera virtuale, reale, dei siti che poi possono essere finalmente, possono diventare, diciamo, appetibili, apprezzabili, e quindi poi possono essere visitati con il successivo viaggio in Calabria. Ancora liquidazioni relative al saldo della campagna 2020 della domanda unica. L'organismo pagatore Arcea e il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria hanno dato il via all'erogazione dei pagamenti relativo al decreto numero 13 di domanda unica, grazie al quale saranno assegnati 1.702.197,92 euro a 1.475 beneficiari. L'ammontare delle risorse concesse dal marzo 2020 a oggi, per quanto riguarda sia la domanda unica sia il programma di sviluppo rurale, corrisponde a circa 394 milioni di euro. L'attività di erogazione delle risorse economiche in favore del comparto agroalimentare calabrese, ha detto l'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo, procede senza pause. Nei prossimi giorni saranno liquidati un altro decreto di domanda unica, questa volta relativo all'anticipazione del 2021. Quanto sta accadendo in questi giorni a Crotone conferma quanto il sistema dei rifiuti nella nostra regione sia al collasso e soprattutto come non è più rinviabile un ragionamento ampio e condiviso su una gestione uniforme in tutto il territorio regionale. Il primo passo da compiere va verso una raccolta differenziata seria che garantirebbe una quantità minore da conferire in discarica e non provocherebbe situazioni di crisi che nell'attuale situazione rischiano di aggravare l'emergenza sanitaria in corso, ma anche alla realizzazione di altri impianti per gestire al meglio questa fase. E quanto si legge in una nota della CGL Area Vasta di Catanzaro, Crotone e Vibo, che interviene in merito alla drammatica situazione della raccolta rifiuti che sta interessando la città di Crotone. Solo nei giorni scorsi sono state raccolte 400 tonnellate di spazzatura, e questo dopo che il prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito, ha annullato l'ordinanza contingibile ed urgente messa dal sindaco Vincenzo Voce e i rifiuti sono rimasti per strada. Un altro capitolo si aggiunge alla lunga storia della Domus Aurea alla Ginestra di Chiaravalle Centrale, nella bufera da oltre un anno, prima per l'emergenza Covid e poi per ciò che ne è scaturito. Il 30 marzo, a distanza di un solo mese dalla riapertura della Domus Aurea, era arrivata la delibera dell'ASP di Catanzaro numero 422, che prevedeva la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura privata per 5 mesi, al fine di consentire la conclusione delle procedure di ispezione della commissione di verifica all'autorizzazione sanitaria all'esercizio e vigilanza delle strutture sanitarie e sociosanitarie private di questa azienda, in attesa degli esiti successivi dell'organismo accreditante della Regione Calabria e delle conseguenti determinazioni del commissario ad acta per la parte di relativa competenza. Verso tale delibera, il titolare della struttura, Domenico De Santis, aveva proposto ricorso al TAR, che lo ha accolto e ha annullato il provvedimento di sospensione, condannando l'ASPA anche al pagamento delle spese processuali, ed ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. Eppure titolari e dipendenti sono ancora in trincea. Qualche settimana fa la manifestazione davanti alla prefettura, una settimana fa un primo incontro. Nella mattinata di lunedì il titolare De Santis, accompagnato da una delegazione di dipendenti e dal sindaco di Chiaravalle Donato, ha incontrato il Marchitelli per tentare una via di uscita ad una situazione che non si sblocca. Cerchiamo di capirne il motivo in questa intervista. Oggi siamo stati qui, il dottore Marchitelli, insieme all'ufficio legale, per cercare di capire quali sono questi veti, questi ostacoli che stanno impedendo a questa struttura di poter riprendere quel suo percorso, quel percorso di eccellenza che in tanti anni aveva solo dato servizi alla comunità tutta. Il dottore Marchitelli si è preso la responsabilità, diciamo, di alcune situazioni per poterle risolvere, in modo particolare che il contratto del 2020, fino a quando la struttura ha operato, deve essere riconosciuto e devono essere pagati quelli che già come atti dei termini, quindi proposti dei termini, erano stati fatti, e che è giusto che l'azienda gli vengano riconosciuti. Si spera non sia solo interlocutorio per ottenere finalmente quello che ci spetta, la contrattualizzazione per l'anno in corso. Sì, disconforto tantissimo, perché se ci rendiamo conto che nonostante le vittorie, diciamo, nei vari tribunali con le varie sentenze, siamo ancora qua perché non vogliono attenersi, e quindi ci chiediamo il perché e vogliamo avere, diciamo, delle motivazioni che siano concrete, che al momento pare non esserci. Thank you.
La seconda serata in Arena Porto ha visto salire sul palco Lillo, premiato da Laura Freddi con il Magna Grecia Film Festival Award per aver saputo intrattenere attraverso la rete migliaia di italiani durante il lockdown e per il suo geniale modo di comunicare e di attrarre a sé tutte le generazioni. Al Magna Grecia Film Festival, spazio anche per il Calabria Short Movie Film Festival con i giovani organizzatori Luisa Gigliotti e Matteo Russo che il 17 e 18 agosto a Crotone daranno risalto a cortometraggi internazionali. In sostegno dei nuovi progetti anche il regista Michele De Rango e l'aiuto regia Salvatore Di Camillo sono saliti sul palco per promuovere il film Ho fatto un sogno in uscita nella stagione autunnale. Sul red carpet è tornato Francesco Ghiaccio, regista e giurato per la sezione opere prime e seconde italiane. Nel corposo e variegato cartellone del Magna Grecia Film Festival vi è anche un appuntamento fortemente voluto da Gianvito Casadonte, quello dedicato alla legalità. A tal proposito è lo stesso fondatore del Magna Grecia Film Festival ad annunciare ai nostri microfoni la presenza di un autorevole magistrato. Il 4 agosto, Nicola Gratteri verrà a trovarci, il procuratore Nicola Gratteri, e faremo vedere un documentario bellissimo diretto da Giulia Minoli ed Emanuela Giordano, Se dicessimo la verità. È un progetto importante, quindi venite a vederlo. Voi ragazzi,